In questo video vedremo come una pressione dell'acqua bassa o variabile influenza negativamente il comfort degli utilizzatori finali, perché succede e come la pompa per aumento pressione scala 2 può eliminare questi problemi. Sono due le cause principali che hanno come effetto una pressione variabile. Una pressione di aspirazione variabile e la presenza di più rubinetti aperti contemporaneamente. Iniziamo con la pressione di aspirazione. Nel corso di una giornata, la pressione dell'acqua nell'acquedotto cambierà a seconda della richiesta di acqua dell'intero sistema. Durante la mattina e la sera, quando la maggior parte delle persone è a casa, la pressione dell'acqua si abbassa per via della richiesta elevata di acqua per le docce, per le pulizie e per la cucina. Ma durante il resto della giornata, quando le persone non sono a casa, la pressione dell'acqua aumenta. Questi cambiamenti si possono avvertire immediatamente aprendo i rubinetti o facendo la doccia. Il secondo motivo per cui la pressione dell'acqua varia risiede nel numero di rubinetti aperti contemporaneamente. In un tipico impianto idrico domestico, quando apri un rubinetto, a prescindere che sia quello della doccia, della lavatrice o dell'irrigazione esterna, la pressione dell'acqua si riduce. Questo lo si avverte osservando i rapidi cambiamenti nella quantità di acqua emessa dai rubinetti oppure dalla temperatura dell'acqua, che può variare da calda a fredda in breve tempo. Scala 2 è dotata di un sensore integrato che misura la pressione dell'acqua fornita dalla pompa a rubinetto, per esempio quello della doccia. Il sensore manda un segnale al sistema di controllo della pompa che andrà a comparare la pressione dell'acqua effettiva con la pressione desiderata, ossia la pressione che hai impostato basandoti sulle necessità dell'utilizzatore finale. Qualora venisse rilevata una differenza tra queste due misurazioni, il sistema di controllo intelligente della pompa segnala al convertitore di frequenza di aumentare o diminuire la velocità della pompa e, di conseguenza, la pressione dell'acqua nell'impianto. Per l'installatore, questo implica che il processo di impostazione è facile e veloce. In breve, imposta il livello di pressione desiderato usando il quadro di controllo e controlla la pressione dell'acqua nel rubinetto più distante. È preferibile quello di una doccia, dato che è quello dove l'utilizzatore finale percepisce maggiormente la pressione insufficiente. Nel caso in cui la pressione in questo punto fosse ottimale, lo sarà anche in tutti gli altri rubinetti, a prescindere dalle variazioni della pressione di aspirazione o se più rubinetti vengono aperti contemporaneamente.